Non è che semplicemente l'attività fisica è una cosa positiva, è considerata cruciale, poi lo dirà naturalmente molto meglio di me il presidente della WISP che di questo si occupa tutti i giorni, è considerato un elemento, e nel video lo vedrete tra poco, essenziale proprio per la vita delle persone, cioè senza un cambiamento di rotta. Nello stile di vita delle persone a livello globale, noi andiamo verso una morte, chiamiamola come si chiama con il suo nome, molto più facile. Ci sono dei dati che io adesso non vi sto a dire perché sarebbe veramente molto lungo, ma sono contenute in questa cosa che si chiama Strategie dell'OMS per l'attività fisica. Chi fosse interessato lo trova anche online sul sito della WISP oppure in cartaceo. O in altre ricerche che sono state appena pubblicate, ma soprattutto sono contenute in una cosa che è stata approvata nel mese di giugno, proprio da poco, e sottoscritta da 194 stati, tra cui l'Italia, che è il piano d'azione globale per l'attività fisica. E fa parte del ragionamento che vi dicevo prima, cioè se noi non se non usciamo come umanità da questo, sviluppo della sedentarietà e quindi di questo, modo di vivere, stile di vivere che ci porta a essere sempre più fermi, a non camminare, a non spostarci a piedi, a non andare in bicicletta, quindi non solo fare l'attività fisica sportiva, quella proprio, con, attività vere e proprie sportive, ma proprio tutte le attività di gioco, tra cui naturalmente quelle che in questo festival si affrontano. Quindi, se questo nostro stile, questo nostro modo di vivere non viene cambiato, abbiamo delle conseguenze che sono anche, oltre che umane naturalmente, sono anche conseguenze economiche. E con queste conseguenze economiche fanno i conti gli stati, naturalmente i ministeri, le città, le regioni, tutti quelli che si devono occupare del benessere dei cittadini. Quindi noi siamo in questo evento di oggi si inquadra in tanti altri eventi che si sono svolti in tutta Italia. In Italia abbiamo sicuramente lavorato molto con tutte le istituzioni, con le regioni naturalmente, ma anche con i comuni e anche con il livello nazionale governativo, perché è importante appunto svolgere il nostro ruolo di pressione perché ognuno faccia la propria parte, la società civile e le istituzioni. Io mi fermerei qua, manderei il video se è possibile che riassume in un minuto e mezzo che cos'è questo piano d'azione globale e come noi abbiamo partecipato come WISP a scriverlo, perché abbiamo dato il nostro contributo nel mettere i contenuti in questo piano d'azione globale che poi è stato assunto attraverso l'ISCA, è stato assunto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Unione Europea, da tutte le strutture che a livello europeo si occupano del benessere dei cittadini. Quindi abbiamo anche noi nel nostro piccolo dato un contributo per scrivere questo piano d'azione globale. In questo video si dicono alcuni dati che, a flash possono fare capire meglio le cose. Grazie. Grazie a Raffaella Chiodo. Abbiamo visto il video, come ci diceva, l'importanza e la crucialità del movimento. Abbiamo un po' anche stravolto la scaletta, Raffaella Chiodo, per permetterti, di dare proprio una direzione a questo nostro convegno. Abbiamo stravolto la scaletta perché a questo punto, passiamo ai saluti, mentre si preparano per il prossimo intervento Alan Mattiassi e Giorgio Gandolfi. In realtà i saluti spettano ai padroni di casa e quindi ringraziamo molto di essere ospiti della città di Orvieto, una città meravigliosa, Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto. Grazie, intanto un ringraziamento alla WISP tutta, nazionale, regionale e locale. E io lo faccio da qua un ringraziamento particolare a Federica Bartolini, che come diceva prima sta un po' dietro le quinte, ma insomma è un motore fortissimo della WISP a Orvieto. E quindi gli vorrei fare un bel applauso perché se lo merita. La seconda cosa, volevo ringraziare tutti i dirigenti scolastici.
di Orvieto, perché quando ci sono queste iniziative hanno una sensibilità particolare e permettono di poter parlare a tutti i nostri ragazzi, i nostri studenti, e quindi credo che anche a loro va un ringraziamento nell'organizzazione poi anche di queste giornate. L'ultimo ringraziamento lo vorrei fare poi a tutta la città di Orvieto, perché anche oggi un po' l'abbiamo messa in fibrillazione, perché a Orvieto quando si sposta la mobilità inizia subito un po' di fibrillazione, ma credo che questa piazza qua davanti, libera dalle macchine e con questi ragazzi che stanno giocando, sia un bellissimo spettacolo e quindi è una bellissima cosa per tutti quanti noi. Il convegno di oggi credo che tratta un tema attualissimo. Io adesso ho portato i saluti a un altro convegno medico proprio qua vicino al nostro Palazzo Negroni, al Centro Studi, nel quale si parla proprio di salute e di movimento e i medici stanno trattando proprio queste materie. E oggi credo che uno dei temi all'ordine del giorno è proprio questo. L'altro aspetto è che mettiamo in relazione i videogiochi con i giochi popolari. Allora, anche questo sistema, questa connessione che la WISP tenta di fare, credo che sia un altro passaggio importante, perché le nostre tradizioni sono importantissime, ma è anche importante la modernità, perché non ce lo dobbiamo scordare, il mondo è questo, è inutile che, insomma, come si sente qualche volta, no, dei nostri ragazzi che stanno troppo sui videogiochi, stanno troppo col telefonino, con l'iPad. È così, la tecnologia oramai siamo a questo punto. La cosa che credo da classe dirigente, se così ci possiamo dire, a tutti i livelli, dobbiamo dire ai nostri ragazzi dove ci si può spingere e dove invece dobbiamo modificare un po' i nostri comportamenti, e credo il compito della società in generale è un po' questo, dalla scuola a tutti quanti. Quindi credo che nella giornata di oggi va portata l'attenzione proprio su questi aspetti. E poi l'altra considerazione è che molto spesso in questi anni, in questi decenni, non abbiamo investito fortemente su quello che è il movimento e l'attenzione anche per la salute. Se no ce ne accorgiamo quando poi andiamo a vedere le statistiche, che dal punto di vista della salute non aver fatto determinati investimenti, cioè aver fatto prevenzione prima, ci comporta costi più alti, e questo credo che invece dobbiamo creare le condizioni per modificare un po' questi comportamenti. Da amministratore locale questo tema ce lo siamo sempre posto, abbiamo cercato, è un po' una mania quella lì, di tentare nel limite del possibile che può fare un'amministrazione come il Comune di Orvieto, di modificare un po' questi comportamenti. Un po' delle politiche di questi anni vanno in questa direzione, dal fatto della pedonalizzazione della città, ma non solo. Stiamo investendo 700.000 euro per la nostra vera palestra all'aperto, che è per chi è di Orvieto è il sotto della nostra Rupe, il parco urbano del Paglia, il parco urbano alle pendici della Rupe, dove abbiamo presentato un progetto adesso finanziato per 700.000 euro che si chiama Rupe Valle, che sta creando un percorso salute intorno alla Rupe di Orvieto, e credo che sia un altro aspetto importante della città. E quindi se mettiamo in relazione un po' queste cose, credo che creiamo sia le condizioni, che è il progresso, insomma, dei nostri ragazzi, che continueranno inevitabilmente a stare sui telefonini e su tutto ciò che è tecnologia, e credo che fanno anche bene, perché poi lo vediamo da questo punto di vista, che insomma stanno sicuramente più avanti delle generazioni passate, ma nello stesso tempo gli creiamo anche le condizioni perché poi il movimento fa bene, il movimento è indispensabile, quindi creare le giuste relazioni fra le due cose credo che sia l'aspetto più importante e il risultato più importante a cui tutti quanti dobbiamo tendere. Chiudo dicendo che questo che sta trattando la WISP, ma non solo, tutte le associazioni, il famoso discorso del terzo settore, finalmente inizia a
essere capito da tutti, in modo particolare anche dai nostri governanti, che non è solo un discorso di socialità, ma è anche una grande opportunità economica e di sviluppo per il Paese. E quindi credo che da questo punto di vista la WISP sta facendo il suo. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Sindaco Germani, molto bella la definizione della ruga di Orvieto come palestra a cielo aperto. Stefano Rumori è il presidente regionale della WISP, WISP Umbria. A te Stefano. Buongiorno a tutti, sono contento di vedere questa sala piena di giovani, di ragazzi, e questa è la nostra più grande soddisfazione. Vi ringrazio di essere qui, ringrazio tutti coloro che hanno permesso questo, anche appunto veniva richiesto prima da Ivano, gli insegnanti, i professori e tutti coloro che hanno permesso questo. Un ringraziamento particolare va alla città di Orvieto, ringrazio il sindaco per le belle parole che ha usato nei nostri confronti. Credo che questa era una scommessa per questo festival, per i temi che pone. Lo scorso anno abbiamo fatto un primo momento, credo sia stato un bel successo. Ringrazio la WISP nazionale, Vincenzo Manco, il nostro presidente, che ha creduto in questo progetto, e credo che continueremo anche il prossimo anno anche con nuove cose, ampliando un po' anche le nostre vedute e anche nuove realtà. Ringrazio tutti i relatori che sono a questo tavolo per trattare questo tema importante. Lo scorso anno abbiamo parlato del gioco d'azzardo, dell'azzardo, che era un altro tema importante. Quest'anno abbiamo un altro punto di vista e credo che vi prego di essere veramente partecipi, perché è un altro tema importantissimo. Anch'io ringrazio Federica Bartolini, perché è stata lei il motore qui per Orvieto, come orvietano, ma anche come presidente regionale della WISP Umbria. Ringrazio tutti, tutta la rete anche che ci ha aiutato, anche locale ma anche nazionale, come Giona, come Ali per Giocare, Active Voice, appunto come già è stato fatto l'intervento da Raffaella, insomma tutti coloro che hanno permesso questa bellissima manifestazione e che continuerà questi 3 giorni con i giochi nelle piazze, che credo sia il momento più importante. Quindi non vi annoio oltre, vi ringrazio, ringrazio tutti e buon lavoro a tutti, buona giornata, buon divertimento, grazie. Allora, abbiamo inquadrato il tema, abbiamo ascoltato i saluti, entriamo nel vivo, ripeto, 5 minuti a testa e il più possibile cerchiamo di essere semplici, se lo saremo ci avremo interazione nella seconda parte del nostro incontro. Allora, dicevo prima, Alan Mattiassi, docente di psicologia della comunicazione e membro del comitato scientifico dell'Archivio Italiano dei Giochi, e Giorgio Gandolfi, esperto di giochi e vicepresidente Gleires. Ma avete chiesto di intervenire in maniera integrata, gestitevi voi. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Gandolfi e prima di tutto sono papà di 2 bambini, quindi essere stato chiamato davanti a dei ragazzi è una cosa che mi tocca in prima persona. Nel mio lavoro seguo dei progetti di formazione e di sviluppo di giochi, ma il cardine è proprio il gioco. Vado presso delle scuole e presso delle aziende ad insegnare diverse cose attraverso il gioco. La domanda che è stata posta come titolo dell'intervento è: e-sport, il futuro è tutto qui? La risposta non è facile, soprattutto se ti chiamano da esperto, perché si hanno delle aspettative, no? Allora, proviamo a partire da delle definizioni. Lo sport più o meno sappiamo tutti che cos'è, ed è sicuramente, come dicevano gli altri relatori, legato al benessere, alla salute, al movimento, ok? E c'è spesso un discorso di competizione, di agonismo, ok? Noi che studiamo il gioco, e lo sport è un'accezione del gioco, troviamo che uno degli elementi cardine è anche la situazione di partenza tra avversari, che è paritaria. Giochiamo sempre 11 contro 11 a calcio, abbiamo sempre un portiere a testa, ok? Non ci sono delle disparità. Gli sport invece è il modo di giocare, è un modo di giocare ai videogame in modo professionale, ok? Organizzato,
e ha sempre una parte di agonismo. Il gioco invece noi studiamo che è uno sforzo non necessario, volontario, ok, di superare degli ostacoli che ci autoimponiamo, no? Cioè nessuno trova utile, furbo, mettersi a 15 metri di distanza da dei birilli, lanciare una palla pesantissima e cercare di buttarli giù tutti. È una sfida, ok? Il nostro cervello ama le sfide ed è per questo che giocare è universalmente bello, ok? I giochi oltretutto hanno un fattore di divertimento che è condiviso con lo sport, ma possono partire da situazioni diverse, ok? A lupo c'è un lupo e gli altri che devono scappare, non siamo in una situazione paritaria, ok? Questo un po' per partire dalle definizioni. C'è tutta una comunità accademica e scientifica che sta studiando il gioco, perché il gioco è una cosa che si fa in tutto il mondo a prescindere dalle culture, e Zimmerman dice nel 2013 che siamo entrati nel secolo ludico. Il secolo ludico è un secolo dove abbiamo bisogno di stimoli diversi da quelli che avevano quelli del 1900. Ok, io faccio parte di quelli del 1900, ma cerco di stare al passo perché devo dialogare con i miei figli e con un mondo che cambia. Ok? Quindi il discorso ci si sta interrogando su tante cose. I cambiamenti sono velocissimi oggi e quindi chiaramente vengono fuori dei paralleli come lo sport è equiparato ai videogame o i videogame sono equiparati allo sport. È una cosa su cui ci si sta interrogando, ma è un momento anche di grandi contaminazioni. Ci siamo? Contaminazioni nel senso che se noi guardiamo la Nike, che ormai è quasi leader nella corsa, la sua app ci fa giocare, collezioniamo punti, ci danno dei gagliardetti, i badge, ok? Se riusciamo a raggiungere determinati traguardi, e quindi hanno mutuato degli elementi del gioco dentro allo sport. Questo è un elemento che dovrebbe farci riflettere. Ok, partiamo da alcuni fatti. Volevo farlo interattiva, ma i tempi sono strettissimi, quindi l'idea è un po' quella di comprimere. La percentuale di adolescenti tra i 12 e i 17 anni che giocano è tendenzialmente del 97%. La percentuale di ragazzi che gioca è del 99%, ragazzi inteso maschi. Le ragazze sono intorno al 94%, questo chiaramente a livello worldwide. L'Italia è sempre un po' in rincorsa, abbiamo qualche punto in meno. La percentuale di ragazze giocatrici è comunque del 42% sulla totalità dei giocatori. L'età media di un gamer, secondo voi, è sopra o sotto i 30? Per alzata di mano, chi dice che è sotto i 30? Ok? Chi dice che è sopra i 30? Ok, ci sono tanti astenuti, ma le mani sono state alzate al di sotto dei 30 nella maggioranza. Ok? I dati online ci dicono, che sono gli unici che abbiamo da elaborare, ok, che l'età media di un giocatore oggi è di 37 anni. La percentuale di giocatori sopra i 50, stiamo sempre parlando a livello mondiale, è del 25%. Una persona su quattro oggi ha sopra i 50 anni ed è considerato comunque giocatore. Questa è una cosa altra interessante. I competitivi perdono rispetto ai giochi che vengono considerati social, ovvero quelli che hanno un'interazione diretta tra giocatori, quindi dove io posso regalare delle cose oppure ho bisogno di mettermi insieme ad altri per raggiungere degli obiettivi. Siamo a 3-1, quindi in realtà c'è tutto un movimento dietro al game design che ci dice che vuole il giocatore essere sempre connesso con gli altri. Gli articoli del wiki, il Wikipedia di World of Warcraft, conoscete World of Warcraft? Sempre per alzata di mano? Ok, non tanti, è uno dei primi giochi da fare in rete tutti insieme, ok? È un po' complicato se non l'avete mai visto. Comunque ha 250.000 articoli, ok? E tendenzialmente confrontato a tutti gli altri wiki,
è il secondo per grandezza. Rimane World of Warcraft l'argomento più trattato anche su Wikipedia. Qualsiasi altro argomento ha meno articoli anche su Wikipedia. Chiaramente il primo wiki del mondo è Wikipedia, e questo lo sappiamo. Le ore settimanali giocate in media a World of Warcraft da un giocatore sono 22. È un part-time, ok? Ogni settimana si spendono 22 ore in media su World of Warcraft. E questo è un elemento chiaramente molto importante, molto critico, perché chiaramente abbiamo punti di vista diversi, ok? E quindi uno dice: come fa una persona a fare 22 ore su World of Warcraft e tenersi in salute, a muoversi, a lavorare? Ok? Questo è chiaramente uno dei temi che dobbiamo provare a dibattere anche oggi, ok? Questo è World of Warcraft. Qualcun altro ha messo a fuoco il logo? E no, va bene, ok. Il pianeta comunque investe più di 3 miliardi di ore di gioco ogni settimana online. Io sono soprattutto esperto di giochi da tavolo. I giochi da tavolo in questi 3 miliardi di ore non è contemplato, ma neanche Nascondino, neanche Lupo, neanche tutti i giochi che facciamo in cortile, neanche lo sport, ok? Quindi la cosa che dico è: il gioco è un'attività predominante nella vita di tutti noi oggi. E questo secondo me è un buon punto di partenza se mi chiamate da esperto, perché ne dobbiamo essere tutti consapevoli. Allora, io vi racconto un pochino anche la mia storia, perché le cose in prima persona funzionano meglio di quelle alte, ok? Io per i miei 40 anni, invece che comprarmi la macchina nuova, magari quella di supercar, ok, o quella di Ritorno al Futuro, ho cambiato lavoro. E quindi da un lavoro dentro una software house ho iniziato a fare le stesse cose, gestire progetti e fare formazione, ma unendola alla mia passione, ok? Quando ho fatto questo cambiamento l'ho dovuto far digerire a mia moglie, ok? Perché chiaramente ha detto: per me sei un po' fuori dai coppi, poi non sei mai stato fuori dai coppi, proviamo a darti fiducia. Ci siamo? E allora io ho detto: guarda, ho studiato il game design perché è la mia passione. Ci siamo? Avevo cominciato a fare anche qualche esperimento di gioco nel mio lavoro, ma non era stato preso benissimo, ok? Allora, tendenzialmente ho detto: cosa posso prendere dai giochi nella mia vita? Allora, il discorso è che i giochi tendenzialmente arrivano a renderti competente. Competente vuol dire che sai fare delle cose. Ti rende autonomo, ovvero hai libertà di scelta, hai libertà di prendere delle decisioni. Connessione, l'abbiamo detto prima. A giocare io mi metto attorno a un tavolo con degli amici, oppure mi metto in rete e comunque sono in contatto con una comunità mondiale di giocatori. Domenico, che si è portato dietro anche un amico spagnolo, ok, credo che abbiano lavorato proprio un pochino sugli stessi giochi, sulle stesse passioni, e sono nate delle relazioni forti. E poi una cosa fondamentale è che mi sono accorto che nel mio lavoro, ma anche guardando quando ero a scuola, a volte io andavo avanti senza uno scopo. Cioè, andavo a scuola perché dovevo andare a scuola, andavo a lavorare sì per portare a casa uno stipendio, ma non avevo esattamente uno scopo. I giochi normalmente partono da lì, ti dicono esattamente l'obiettivo, lo scopo per cui tu giochi. Ok, quindi le nuove regole del gioco che dico, che provo a mettere come ingredienti anche di discussione, è: la vita di ciascuno di noi nel secolo ludico dovrebbe avere obiettivi chiari, feedback costanti, devo sapere subito se sto facendo bene o male, come nei giochi, sfide bilanciate, lo sport ce lo insegna, i videogiochi ce lo insegnano, di giocare al livello che posso padroneggiare, interazione sociale, sensazione di controllo, propensione all'errore, sbagliare nei giochi è divertente, rifaccio finché non ci riesco, è consentito. È un senso di miglioramento costante. Ok, vado velocissimo. Quando ci sono 10.000 ore circa, non prendetela come un dato estremamente puntuale, però intorno alle 10.000 ore diventiamo esperti, campioni o professionisti in una determinata area di competenza.
ci sono una serie di studi che affermano questa cosa qui, ok? Giocando 22 ore al giorno, 22 ore a settimana, scusate, ai videogiochi abbiamo degli esperti in qualche cosa. Dobbiamo capire in che cosa sono esperti e capire come rilanciarli in modo utile oggi, ok? Nel mondo del lavoro, nel terzo settore, nella cittadinanza attiva, tutti i temi nei quali PlayRes cerca di essere in prima linea insieme anche alle realtà che credo siano presenti qui oggi. Ok, quindi io ero esperto in giochi e l'ho trasformato in un lavoro. Voi che fate le medie e potreste scegliere delle superiori o star finendo le superiori e scegliere l'università o un lavoro, vi chiedo in cosa siete esperti? Buongiorno. Ragazzi, chi di voi conosce Tetris? Tetris. Una versione qualsiasi di Tetris. Bene. Allora, vediamo se ce la facciamo. Sapete giocarci? Chi non sa giocare a Tetris? Mettiamola così. Va bene. Allora, chi di voi è in grado di giocare a Tetris così? Ok. Vediamo questo, invece, sempre regia, per favore. Qui siamo ai livelli finali, ok? Nella fase finale. Guardate cosa succede tra un attimo. Il gioco finisce. Ok? Allora, questo è qualcosa di abbastanza spaventoso per chi capisce la meccanica del gioco, ma probabilmente è molto più spaventoso per noi vecchi, che non per voi, perché voi siete molto più abituati a giocare e a conoscere il videogioco, ok? Fondamentalmente stiamo parlando noi da esperti, quando i veri esperti sono loro, siete voi, ragazzi. Allora, quello che noi possiamo darvi è un'analisi di un certo tipo che può esservi utile, almeno dal nostro punto di vista. Cosa sono i videogiochi? Sono fondamentalmente dei regimi di allenamento controllato dati in contesti altamente motivazionali. Se voi arrivate prossimi alle 10.000 ore a giocare a un gioco, ma anche a giochi diversi con meccaniche simili, avete sviluppato delle competenze da esperti, ok? Come dicevamo un attimo fa, avete sviluppato delle competenze eccezionali. Questo, il filmato che avete visto di Tetris è sicuramente qualcosa che nessuno di noi saprebbe fare così da zero, ok? Sono competenze eccezionali. Questa è una competenza che coinvolge la memoria, l'abilità, la rotazione mentale, una serie di processi cognitivi che non sta neanche ad elencarvi. Comunque è quasi sovraumana come competenza, ok? Allora, cosa possiamo farci dei videogiochi? Conoscete questo test in cui dovete dire il colore della parola e non leggerla? Proviamo a farlo insieme un attimo. Dobbiamo leggere il colore, quindi rosso, verde, blu, giallo. Bene, prossima slide, dovete fare la stessa cosa il più velocemente possibile. Via. Allora, avete visto che è un attimo più difficile in questo caso. Allora, in questo caso è finita, potete fermarmi. Fate un attimo di silenzio, ragazzi, se no non riusciamo a sentirci. Appunto. Grazie. Allora,
Questo è difficile per tutta una serie di motivi psicologici, ok? È stato costruito in maniera tale da essere difficile, è esattamente quello che avviene con i videogiochi, ok? Vi mettono davanti a dei limiti che noi abbiamo nel processare l'informazione, nell'elaborarla, e con dei meccanismi motivazionali, quindi vi danno la motivazione per arrivare alla fine del livello, a sconfiggere il boss di fine livello, a livellare, a raggiungere un punto successivo, vi spingono a migliorare sempre di più. Ad esempio, regia, mi mandi anche questo? Qui ci sono dei pallini gialli e uno blu, dovete tenere a mente qual è quello blu perché scompare, e poi vi dicono, quello bianco era quello blu di prima? Bene, ok, passiamo al prossimo. Tenete a mente quei tre blu lì. Era uno blu? Ecco, già ci si divide a metà. Attenzione ora. Allora, le persone che non giocano riescono tendenzialmente a fare il secondo video e non di più, già con quattro pallini blu non si arriva. In questo caso le persone che giocano a giochi d'azione riescono a farlo, ok? A videogiochi d'azione. Altra cosa, le persone che giocano a videogiochi d'azione riescono a distinguere meglio le lettere piccole, gli stimoli visivi piccoli, quindi l'effetto che i videogiochi hanno è a un livello anche molto molto vicino alla percezione, non a qualcosa di particolarmente complicato. Questa ve la faccio dopo. Allora, per avere un'idea delle idee con cui vi scontrate, io vi invito a vedere questo film, ma non solo voi ragazzi, anche tutti quelli che non l'hanno visto qui. Si chiama The King of Kong Fistful of Quarters. È la storia di questi due videogiocatori del primo ordine, degli anni 80-90. Questi avevano il cabinato, che non so neanche se sapete cos'è un cabinato, è uno di quegli affari con un videogioco dentro da sala giochi, ce l'avevano nel garage di casa, si isolavano dal mondo e facevano dei record assurdi, assurdi, sono bravissimi questi giocatori qua. Hanno fatto questa sorta di campionato mondiale per arrivare alla fine di un gioco, a livelli che il videogioco non riusciva neanche a computare, tant'è che frisava, insomma, andava in crash. E loro continuavano a giocare, quindi sono persone eccezionali nel loro ambito. Però questa è l'idea che la società ha di videogiochi, ok? Al contrario, ci sono una serie di cose che noi, che conosciamo quel tipo di videogioco, non sappiamo. Le sale giochi da noi sono scomparse. Questo è un torneo del 2013, ma ce ne sono ancora in Asia, c'è un'altra cultura. La cultura del ritrovarsi per giocare, ok? Chi conosce League of Legends? Bene, ok. League of Legends è il primo candidato ad essere e-sport vero, perché ha una serie di caratteristiche tra cui le condizioni paritarie di partenza, eccetera, eccetera, la simmetria, eccetera, eccetera. Erano le prime finali mondiali. Queste erano le prime finali mondiali, 200 persone, questo era tutto il pubblico in sostanza. L'anno dopo abbiamo avuto 8.000 persone a Los Angeles, l'anno successivo abbiamo avuto 11.000 persone, biglietti venduti in un'ora da quando li hanno messi online, ok? E poi siamo andati a crescere, siamo andati a 50.000 persone, siamo andati a livelli assurdi venduti in un attimo. Cosa vi dice questo? Guardate che queste persone si trovano non per giocare, ma per assistere al gioco. Quindi c'è una volontà di stare insieme delle persone. Quindi non possiamo demonizzare il videogioco come qualcosa di antisociale. Perché anche se uno non gioca, addirittura, ha la volontà di trovarsi con le altre persone. E si stava meglio a casa sul proprio monitor a guardare le finali. Ok? E invece ci si trova insieme alle altre persone. Tanto per darvi
rimbeccata su questo, si sviluppano delle competenze, dicevamo, no? I videogiochi sono talmente vasti, sono sicuramente più vasti delle attività che potete fare nella vostra vita. Sviluppate delle competenze, ma sta a voi capire quali sono le competenze che state sviluppando. Ad esempio, ultimissima cosa che vi dico, il Wall Street Journal ha iniziato a pubblicizzare il fatto di mettere World of Warcraft nel curriculum, perché sviluppa delle competenze e chi lo sa, magari vi assume. Ok? Bene, grazie. Grazie, grazie Alan, grazie Giorgio. Ci avete lasciato con un messaggio preciso: sviluppare delle competenze. Ecco, questo tema dello sviluppo delle competenze vorrei arrivarci con la prossima relazione, quella di Marco Cristofari, responsabile promozione salute ASL Umbria 2, anche perché le competenze sono sempre di vario tipo. Io ad esempio sono uno che scrive e a me piace sviluppare questa competenza dello scrivere. Continuo a scrivere a mano, però mentre scrivo utilizzo Wikipedia, utilizzo il telefonino. Vedete che sto coordinando questo convegno, intanto faccio delle foto, faccio dei video, perché questo è il mio lavoro. Io sono un giornalista. Ecco, sviluppare delle competenze significa avere la consapevolezza di che cosa è e di quelle che sono le potenzialità del proprio corpo. A proposito di corpo, prima di passare la parola a Marco Cristofari, prego la regia di mandare in onda un video molto breve. Pino Strabioli, attore, amico dell'UISP di Orvieto, peraltro in cartellone a Roma in questa stagione al Teatro La Cometa, ha realizzato per noi questo video. Perché? Perché il corpo per un attore è molto importante, così come sono importanti le emozioni, così come è importante un pubblico. Ecco, vediamo che cosa vuole comunicarci un attore come Pino Strabioli. Se la regia è pronta, prego di mandare in onda. Grazie. Una regola fondamentale nel nostro mestiere, nel mestiere dell'attore, è il rispetto per il pubblico. Per cui quando si apre il sipario e scopri la platea e vedi il pubblico, non ti deve importare, non devi star lì a contarlo. Possono essere 2, 4, 100, 1000. Tu lo spettacolo lo fai per lui, per il pubblico, non per i pubblici, non per le teste che sono lì. Poi certo è logico, se hai una platea piena sei più contento. Il teatro dà una grande emozione, lo spettacolo dal vivo, cioè un rapporto proprio di scambio con le persone che ti stanno ascoltando, con le pause, con la parola, con il silenzio, con il movimento. Tutt'altra emozione è quella che viene dalla televisione, dal web, quando c'è uno schermo, una telecamera, una macchina che ti riprende. Lì l'emozione è completamente, completamente diversa. Non la chiamerei neanche emozione, la chiamerei rispetto anche in questo caso e responsabilità. E l'attore è un atleta? Beh sì, l'attore ha a che fare con la disciplina, con l'esercizio, con la respirazione, con la coscienza del corpo, dello spazio, del movimento. Io sono negato nello sport, faccio più ginnastica con la testa che con il fisico, però poi quando sono in scena devo avere coscienza di me, del mio corpo e del mio corpo nello spazio. In bocca al lupo per questa iniziativa, vi aspettiamo domani sera, sabato sera, al Teatro Mancinelli con Siria, Perché non canti più, un omaggio alla grande, grandissima Gabriella Ferri. Grazie per questo inserto a Pino Strabioli, alla fine siamo riusciti anche a vederlo. E a questo punto, come vi dicevo, Marco Cristofari della ASL Umbria 2. Ah, buongiorno a tutti, io inizierei senza dirvi niente, cioè farei partire un filmato che avevo preparato, se ce la facciamo, perché io vi porto un po' l'opinione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su questo,
La dipendenza da videogiochi è una malattia mentale. A certificarlo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha inserito il disturbo nell'ICD, la classifica che aggiorna periodicamente, che rappresenta un riferimento per studi statistici ed epidemiologici a livello mondiale. Per essere considerata patologica, la dipendenza deve manifestarsi chiaramente da almeno 12 mesi e aver provocato conseguenze nella sfera personale, familiare, sociale e professionale. Il riconoscimento della malattia potrebbe aprire in molti paesi il diritto alla cura in strutture pubbliche. Il giro d'affari dell'industria dei videogame ha toccato i 108 miliardi di dollari nel 2017. Negli Stati Uniti, in Giappone e Corea del Sud esistono già delle cliniche per la disintossicazione. Gaming disorder is a particular pattern of gaming behavior, be it offline or online gaming behavior, and we are talking here about digital or video gaming, when this pattern has some very specific characteristics. One of them is impaired control over gaming. The second one is that the gaming behavior takes precedence over other daily activities and interests of a person, to the extent that it results in impaired function or distress. And what is important that this behavior continues in spite of these negative consequences. But it's really a very small proportion of people who are involved in gaming behavior, and it's critical to emphasize that gaming disorder is not equivalent to gaming behavior. It's very different things. When the behavior is becoming dominating the whole life of a person, and that's why particularly this is an issue for parents, for families, be attentive to how much time, in what circumstances are being spent on gaming, to what extent this gaming behavior starts to interfere with other activities, with functioning at school, at university, with functioning as a family member, as a friend, as a person with previous different interests. And in most cases, the duration of these consequences should be at least 12 months. I want to emphasize that a diagnosis of a gaming disorder can be only made by a health professional specifically trained in making such assessment. People who are engaged regularly in gaming activities need to be aware that gaming activity may not only in some individuals lead to the development of gaming disorder, but also that it may have some other negative consequences for health in terms of disturbing the sleep patterns, in terms of physical activity, because normally gaming behavior is associated with very low level of physical activities, also in terms of the nutrition. Allora, non era una lezione di inglese, ma era un po' per attirare l'attenzione, visto che comunque i ragazzi conoscono in parte la lingua. Però adesso andiamo a vedere che in realtà che cosa dice l'organizzazione. Queste erano le parole per dirvi che il responsabile del Dipartimento di Salute Mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato questa intervista quest'anno nel 2018. Quindi che cos'è il disturbo da videogaming? Il disturbo da videogaming è un disturbo da videogioco. In inglese è visto disorder. Che cosa significa? È stato classificato. Che cos'è il disturbo da videogioco? Quindi un po' l'avete capito, no? Dalla relazione che ci dice l'OMS. Cioè in realtà abbiamo due aspetti. Uno è il comportamento da giocatore, che cioè praticamente molte ore passate insieme ad un videogioco, che può comportare in alcuni casi, ma questa cosa si sta verificando sempre di più, oltre a tutte quelle cose che ci hanno detto prima, un disordine mentale. Nel momento in cui questo gioco diventa ossessivo, compulsivo, diventa ossessivo compulsivo, naturalmente dà origine a un disturbo dell'attenzione. Quando è che questa alterazione dà
disturbi, un alterato controllo della personalità anche fuori dal gioco, con si manifesta quindi con difficoltà di relazione con familiari ed esterni, quando questa attività di gioco prende la precedenza su tutte altre attività della vita quotidiana. Quindi è vero che bisogna essere competenti, ma competenti non solo in una cosa, tanto è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando parla di competenze di vita, che sono quelle che salvano la pelle alle persone. Le competenze di vita sono 11 competenze che vengono riconosciute, e fra queste c'è, molti di voi credo che partecipano all'educazione fra pari che viene fatta a livello di ASL, tra queste competenze ci sono la gestione dei conflitti, la gestione della rabbia, la gestione e la consapevolezza della propria persona e del proprio corpo. Quindi ci sono tutta una serie di competenze, come ci diceva prima anche il nostro giornalista Ivano Maiorella, cioè dice anch'io uso il computer in maniera massiva perché devo comunque lavorare con questo, però questa cosa non può prendere la prevalenza su tutte le altre cose della nostra vita. Come vedete ci sono naturalmente i segni del demenic disorder, sono un comportamento del giocatore dominante rispetto a tutte le altre attività quotidiane. E poi abbiamo visto praticamente tutta una serie di cose che alterano la possibile qualità della vita a livello naturalmente interpersonale. Il demenic disorder, inoltre, questa è la malattia mentale, ma esiste anche poi un comportamento cosiddetto da videogioco che comporta tutta una serie di problematiche, che sono quelle naturalmente di isolamento sociale, problemi di tipo nutrizionale, una scarsa attività fisica, sovrappeso e obesità e anche addirittura disturbi della vista e della concentrazione, perché è vero che all'inizio si acquistano capacità concentrative molto, molto efficaci, però se si esagera con questa cosa, queste attività naturalmente prevalgono e cominciano a diventare un loop e possono diventare un loop ossessivo. Quindi l'OMS che cosa fa? Ha inserito il disturbo mentale da videogame, che non è giocare con i videogame, giocare con i videogame non è un disturbo mentale, anzi è anche un piacere, ma nel momento in cui questo diventa prevalente e tutti quei sintomi si presentano per più di un anno, è necessaria, è scattata una dipendenza, cioè si sono attivate delle aree del cervello che sono identiche a quelle che si attivano nel gioco d'azzardo e a quelle che si attivano nelle dipendenze psicologiche. Quindi anche fumo e alcol, che sono dipendenze fisiche, hanno una componente psicologica. Quindi le aree del cervello che vengono attivate sono queste. Quindi l'OMS inserirà nel 2020, nell'ultima classificazione che viene fatta, l'ICD-11 praticamente è l'elenco delle malattie classificate a livello mondiale, inserirà questo disturbo mentale all'interno dell'ICD-10. Perché questo? Questo è essenziale, perché se esiste, ormai c'è una necessità sia di curare le persone che sono affette da questo disturbo, sia la necessità di intervenire come prevenzione. In questo. E quindi il sistema sanitario pubblico dovrà farsi carico anche di questo. Ci sono, naturalmente, prima che l'OMS inserisce una nuova malattia ce ne vuole, quindi significa che ci sono a livello internazionale ormai una serie di studi validati che ci dicono che c'è questa problematica. Quindi io vorrei non spaventare nessuno, nel senso che l'eccesso fa male tutto, anche a me piace un certo tipo di formaggio, ma se me lo mangio un chilo va a finire la sera, rimango nel letto e non ammazzo più. Quindi i videogiochi sono importanti, anch'io sono padre di un ragazzo, adesso ha 22 anni, fa l'ingegnere informatico, ho indovinato un po' perché ha scelto ingegneria informatica, perché si giocava tantissimo poi con i videogiochi. Che cosa succede però? Questo non deve prevalere su tutte le altre attività della vita quotidiana, bisogna trovare lo spazio per tutto. Il fatto che questi giochi possano essere inseriti in un campionato del mondo olimpionico o comunque potrebbe essere anche utile per il discorso che ci diceva prima il collega, nel senso che nel momento in cui il gioco diventa strutturato, ci si incontra, si fanno gli allenamenti, in quel caso non c'è più l'isolamento sociale, cioè si riduce molto quel rischio di avere un isolamento sociale rispetto a questo.
soprattutto se voi pensate che lì è necessario anche un allenamento, nel senso, voi pensate ai piloti di Formula 1, che fanno? Si allenano solo sulla macchina? No, si allenano con un simulatore? Non solo, fanno tante ore di palestra, tante ore di concentrazione, tante ore di ginnastica, perché anche giocare un videogioco, se il fisico non è in buone condizioni, alla fine naturalmente il nostro, la nostra percezione mentale viene ritardata. Quindi diciamo che ci deve essere un equilibrio importante fra il gioco e le relazioni della vita e l'attività fisica e la nutrizione e tutto il resto. No, cioè noi, la nostra vita non è fatta solamente di questo. Grazie. Grazie davvero a dottor Cristofari, perché in qualche modo ci ha presentato l'altra faccia. Evitare gli eccessi significa evitare le dipendenze, e guardate, le dipendenze sono cose brutte, ma non riguardano soltanto i videogiochi o l'azzardo, riguardano le droghe, tutte le degenerazioni che possono isolarci da quello che chiamiamo consapevolezza, libero arbitrio. E sappiamo che ogni giorno siamo bombardati da chi vuole più o meno volontariamente distrarre le nostre coscienze. Ecco, mi viene in mente un messaggio di Don Luigi Ciotti, che voi certamente conoscete: rimanete svegli, rimaniamo svegli. Come facciamo a rimanere svegli? Domenico Scaramozzino, allora lo chiediamo a te, perché tu sei un gamer, parola peraltro che non conoscevo, ho conosciuto grazie a te, di giochi elettronici e da tavolo. Ecco, Domenico, parlaci velocemente della tua esperienza e aiutaci a capire come si rimane svegli. Ti chiedo una cortesia, se puoi parlare dal tavolo, visto che hai il microfono. Sì, basta che pigi, perché così io rimango qui e mi organizzo un po' le cose e perfetto. Quello suo non funziona, vieni qui. Bene. Domenico Scaramozzino, gamer di giochi elettronici da tavolo. Prego, Domenico. Salve a tutti, come prima cosa vorrei salutarvi, presentarmi, appunto, sono Domenico, e farvi notare una cosa, una domanda che è stata fatta prima. Come fa una persona a rimanere in salute giocando? Questa è una domanda interessante che si può portare sotto diversi punti di vista. E io sono qua per farvi anche delle domande e chiedervi, per esempio, quanti di voi conoscono Fortnite? Si sviluppano delle cooperazioni all'interno di questo gioco, si può fare sia in singolo che in coppia oppure in una squadra da quattro, ed è questa una cosa parecchio interessante. Un altro gioco che spero che conoscano tutti, chi è che conosce Super Mario? Chi è che non conosce il grande idraulico con il cappello rosso? Lì si sviluppano delle conoscenze sugli spazi, è un platform, quindi ci sono delle piattaforme dove bisogna saltare, arrivare alla fine di un livello a scorrimento da sinistra verso destra, ma questi sono dati tecnici che non dobbiamo trattare in questo momento. Quanti di voi avevano un DS e giocavano a More Brain Training? Stranamente pochi, ma non giocavi a More Brain Training, mi dispiace, perché è un gioco interessante che ti permette di sviluppare matematica e logica. È un discorso anche quello parecchio interessante. Zelda Breath of the Wild. Un capolavoro, non tanto per quello che ti può insegnare, ma può far vedere che alla fine il mondo del videogioco può anche essere autoriale. Come un libro, come un film, può essere anche considerato questo. Uno dei miei giochi preferiti, Dark Souls. Chi conosce Dark Souls? Uno dei giochi più interessanti, secondo me, negli ultimi 10 anni. Ti permette di concentrarti su te stesso, ti permette di controllare la frustrazione quando non si riesce a superare magari un determinato livello. Un altro gioco interessante è Minecraft. Tutti conoscono Minecraft, dai ragazzi. La fantasia che si può sviluppare lì sopra, è pazzesco che si possa costruire un qualsiasi cosa. Ora non so se lo sapete, ma è stato riprodotto in modo pazzesco e anche parecchio interessante il castello di Hogwarts di Harry Potter. In scala 1 a 1, ragazzi, cioè si può giocare lì dentro. È una cosa fantastica.
E tutto questo, io lo sto dicendo perché sono competenze, sono tutte competenze che i miei colleghi vi hanno magari già, come dire, vi hanno già portato, ma io sono qui per farvi vedere che sono cose che funzionano effettivamente, perché io da giocatore a 23 anni, giocando da quando ho 3-4 anni, mi ritrovo a tante volte a dover utilizzare le conoscenze che ho fatto giocando, non solo nel mondo dei videogiochi, ma anche nel gioco da tavolo, perché è un mondo anche quello parecchio interessante, e portarle direttamente magari nel mio lavoro, nella mia famiglia, con i miei amici, dover tirare fuori delle situazioni che dici, ok, non so come risolverle, adesso cosa facciamo? Si metti lì e pensi e dici, bene, questa potrebbe essere una soluzione. E questi pensieri a me scattano grazie anche a quel mondo. Un mondo che da una parte potrebbe essere pericoloso, come è stato fatto vedere dai miei colleghi, perché le dipendenze non sono una cosa dove bisogna andarci a cuor leggero, anzi, sono situazioni proprio particolari dove bisogna fare attenzione. Ma sono anche un mondo dove si può sfruttare per imparare. Imparare e andare avanti, superare situazioni difficili, permetterti di sviluppare anche magari una conoscenza con se stessi, perché ti metti in gioco, nel vero senso della parola. Ti permette di andare avanti, di riuscire a, come dire, a imparare a conoscere proprio se stessi. Una cosa che magari voi ragazzi adesso partite più o meno dai 14-15 anni ad arrivare forse alla mia età, alla fine io sono un ragazzo come voi, non è che c'è molta differenza tra me e voi, potreste stare voi a parlare al posto mio. Io ho avuto questa fortuna, ringrazio tra l'altro il comitato WISP per avermi chiamato, e ringrazio anche tutti quanti, scusate un po' l'emozione perché è anche la prima volta per me. Parlando di sedentarietà, ci sono, prima è stato citato il cabinato, sì e no, perché ci sono alcuni cabinati che permettono il movimento fisico, dove magari bisogna riuscire a ballare o magari anche cercare di, magari ci sono alcuni dove bisogna appunto correre in moto, o si può anche, scusate, io sai che sono davvero emozionato. Salute, possiamo parlare anche della salute e degli sport in questo momento, visto che è l'indirizzo principale. Come hanno detto prima anche i miei colleghi, nel mondo degli sport si possono creare delle leghe, che sono più o meno come la Champions League. Sono mondi, sono proprio dei mondi competitivi, dove le persone fanno degli allenamenti costanti, non solo sul mondo del gioco, ma anche fisici e mentali. Perché non è soltanto tenere un joystick in mano o utilizzare una tastiera o un mouse, ma è anche strategia, è conoscenza di se stessi e di chi si ha davanti. Non è una cosa da poco questa, a parer mio. Può essere magari un discorso che alcuni non possono capire, ma io sono sicuro che voi ragazzi, avendo anche la mia età più o meno, siete capaci di riuscire a intendermi e a capire che tutto di quel mondo si può sfruttare, tutto quanto, sempre con un minimo di controllo, senza andare oltre a ciò che si può fare. Per esempio, io non consiglierei mai di giocare 22 ore a settimana, io non lo farei mai, e io in primis ho passato su magari un singolo titolo più di 14 giorni di ore complessive, fate voi il calcolo perché non voglio spaventarvi. Io posso consigliarvi magari di riuscire a passare un'ora, due ore, sempre con magari con della compagnia, mai da soli, se lo si fa da soli in modo costruttivo, con della logica. Sono delle, come posso spiegarvi? È una questione un po' particolare, perché è un discorso difficile anche per me, per quanto io possa conoscere effettivamente il mondo. Non voglio passarvi un messaggio negativo a voi ragazzi e a chi è a fianco a me, perché si può sbagliare facilmente e riuscire a far entrare in testa alle persone un pensiero negativo di quello che magari io faccio quotidianamente. Io posso farvi l'esempio lavorando in un bar,
io non sono un esperto, non sono uno psicologo, non ho fatto degli studi, io sono qua per esprimere le mie idee e farvi vedere che effettivamente il mondo del gioco può aiutare, perché a me ha aiutato tantissimo. Io arrivo che devo servire magari 100, 200, 300, 400 persone in un paio d'ore, e non sono qua per dirvi io riesco a farlo, perché potreste farlo benissimo anche voi. L'unica differenza è che io ho cercato di allenarmi anche grazie al gioco e al videogioco. Gioco da tavolo in un modo diverso, perché c'è la cooperazione vera. Cosa vuol dire questo? Tu sei direttamente con una persona, magari sempre in competizione, ma comunque sei direttamente lì, riesci a parlarci, magari anche con delle persone che non conosci. E questa è una cosa interessante, perché anche se non conosci la persona, quello non che sia obbligato, ma è se stesso, perché sta giocando. Quando le persone giocano è difficile che si tirino fuori magari delle sfaccettature che non fanno parte di loro. Invece quando si gioca si è sempre se stessi, perché comunque è una cosa naturale, l'abbiamo sempre fatto, fin da quando siamo bambini. Basta vedere anche solo magari un esempio degli animali, i felini, i gatti come fanno per imparare a cacciare o sopravvivere magari in un mondo dove non hanno un padrone e devono sopravvivere in una giungla urbana o in posti del genere? Lo fanno giocando, lo fanno proprio giocando tra di loro, con i fratellini, le sorelline, le piccoline, e fanno queste lotte che sembrano proprio che stiano litigando, ma in realtà è vedere chi riesce a spingersi oltre, riuscire a capire quali sono i propri le proprie capacità. E quanto tempo ancora? No, chiedo scusa per il silenzio, ma per me è davvero difficile. Non... Un'altra questione interessante è il come conoscere le persone. A me è capitato molto spesso di riuscire a comunicare diversamente con il gioco. È stato fatto un esempio da mio collega Alan, del mio amico spagnolo che è qui presente qua davanti. Lui non parlava italiano e io non parlavo spagnolo. Proprio abbiamo iniziato, e la nostra amicizia è nata proprio giocando, è pazzesco. Abbiamo iniziato a parlare, lui ha iniziato a parlarmi di un gioco che io conosco abbastanza, che lui in realtà ha giocato molto più di me, di nome Skyrim, ma non è nulla di rilevante questo. E abbiamo parlato, abbiamo fatto una passeggiata di circa 4-5 km assieme, di più o meno una durata di un'ora, e dall'inizio che non riuscivamo a capirci, perché comunque lui parlava un idioma che non era il mio e io in primis parlavo un idioma che non era il suo, siamo riusciti ad arrivare a capirci, a comprenderci e a conoscerci. Siamo diventati adesso delle persone che, non toccatemelo perché è una delle persone a cui voglio più bene in questo mondo, ed l'ho conosciuta grazie al gioco. Grazie al gioco. Un altro ragazzo, di nome Gabriele, che qua non è presente, l'ho conosciuto quando avevo 17 anni, magari più o meno la vostra età, sempre giocando online. Ora è una delle persone, anche lui, una delle persone a cui voglio più bene in assoluto. Pochi giorni fa ci siamo visti, mi ha offerto un pranzo, chiamandolo così all'ultimo, mi ha proprio deciso, no, vieni da me, vieni, io ti offro pranzo. E questa amicizia è nata sempre grazie al gioco. Io è questo che voglio lasciare a voi ragazzi, ma soprattutto a chi è un po' restio a questo mondo. Non è nulla di malato, ma nulla di cattivo. Il videogioco o il gioco, ma il videogioco in realtà non è nulla di cattivo se viene dosato, perché può aiutarvi a fare conoscenze e a fare esperienze, soprattutto nella propria vita. Adesso vorrei ringrazio ancora, chiedo scusa per i silenzi imbarazzanti, e grazie ancora. Grazie Domenico. Senti, gli applausi non sono virtuali, sono belli, carne ed ossa, e sono tutti per te, perché quello che hai detto è davvero, davvero interessante e bello. Adesso un collega giornalista, Alessio Crisantemi, direttore della rivista Gioco News, quindi con lui posso permettermi di porre un problema. Alessio, tu dirigi una rivista che si chiama Gioco News. Questa parola gioco è molto abusata, molto generica. Sappiamo che in inglese gioco è tradotto con parole più specifiche, play, game. Da noi gioco.
La WISP l'anno scorso ha fatto una campagna insieme ad altre associazioni contro l'azzardo. La prima campagna la WISP la fece sul nome che le altre associazioni scelsero, ovvero gioco d'azzardo. La WISP alzò la mano e disse: attenzione, quella roba lì non chiamiamola gioco d'azzardo, chiamiamola solo azzardo. Qualche giorno fa il CIO, che aveva aperto ai giochi elettronici, è intervenuto attraverso il suo presidente, Thomas Bach, dicendo: bene, apertura ai giochi elettronici, però attenzione, non ai giochi violenti, sempre giochi violenti, azzardo, violenza. Sappiamo, fatto di cronaca, 27 agosto di quest'anno, USA, Florida, sparatoria, un torneo di videogiochi, 3 morti. Ancora non sappiamo bene come è andata, chi l'ha messa in un modo o in un altro, pare che questo si è arrabbiato perché aveva perso. Allora, questi sono temi d'attualità che con te posso permettermi. Come la affrontate voi questa tematica? Il gioco? Va sempre bene chiamarlo gioco oppure c'è qualcosa che forse sarebbe meglio chiamare in maniera diversa? Allora, grazie. Innanzitutto ringrazio la WISP per l'invito che ho colto di buon grado, quindi la WISP nazionale, la WISP Umbria, la WISP locale. E devo dire, mi è piaciuta molto l'idea di questo dibattito, in primis anche per il punto che ha accolto, secondo me, in maniera significativa anche il sindaco, cioè il fatto comunque di mettere insieme le forme moderne di gioco e di intrattenimento con i giochi più tradizionali, e questo è, credo, il grande valore di questo incontro di oggi. E un po' anche perché il tema degli e-sports, quindi sport elettronici, come vengono chiamate le competizioni di videogame, è un tema di estrema attualità. Io, e poi rispondo, Ivano, alle tue domande, io credo però bisogna fare un importante distinguo, perché secondo me se ne sta parlando molto di sports e quindi di sport elettronici, e spesso si fa anche molta confusione. Allora è invece importante proprio capirsi, credo che comunque questa mattina già stiamo facendo molte riflessioni. Allora, un conto è parlare di videogiochi e quindi il videogioco in sé, che è un fenomeno che tutti conosciamo, più che consolidato, ha accompagnato le generazioni dagli anni 80 e l'abbiamo visto anche nelle presentazioni che mi hanno preceduto, abbiamo visto poi nei rischi e nelle virtù, diciamo così. E Gandolfi tra l'altro ci ha dato anche una panoramica, un po' di numeri, no? Sui giocatori. E un conto sono gli sport, cioè gli sport sono diciamo un'evoluzione del videogame, sono un fenomeno molto, molto più ampio e molto più complesso, è per questo che dico va ampliato molto il discorso e va approfondito, perché bisogna capirlo sia per capirne le opportunità, se ci sono, e per capire i rischi, perché magari si possono aggiungere anche rischi ulteriori rispetto a quelli che abbiamo già affrontato. Allora, intanto, per capire, prima di tutto, gli sport elettronici spesso sento dire sono il futuro oppure stanno arrivando, cioè in realtà gli sport elettronici sono già arrivati. Io vi dico qualche numero: a livello mondiale è stimato che ci sono 500 milioni di giocatori competitivi, 500 milioni a livello mondo, e di questi 500 milioni circa 220 milioni lo fanno almeno una volta al mese, ok? In più c'è un altro fenomeno da non dimenticare, che appare secondario fino a un certo punto, che c'è anche la cosiddetta audience, cioè questi tornei di videogame non solo radunano, l'abbiamo visto prima anche nella presentazione di Mattiassi, non solo riuniscono decine di migliaia di giocatori che si riuniscono in questi palazzetti o nelle arene, no? Che è un po' il trend del momento, ma in più c'è un grande pubblico che li segue in streaming, in diretta streaming, e quindi anche questo è un fenomeno da considerare. C'è un effetto spettacolo, ma c'è tutto questo, diciamo, indotto. E se a livello mondiale il fenomeno è clamoroso, l'Italia, diciamo, è arrivata leggermente dopo, poi non troppo, perché comunque l'Italia vediamo che c'è anche qui una fanbase molto ampia. In particolare i numeri sono stati focalizzati da un recentissimo rapporto
realizzato da Nielsen per la ESVI, che è l'Associazione Nazionale degli Sviluppatori di Videogame, e ci dice che in Italia ci sono, numeri ovviamente sono inferiori, ci mancherebbe, sono 260.000 quelli che vengono classificati come avid fan, cioè che sono i giocatori che seguono quotidianamente i tornei di videogame. E tra l'altro dice che, ovviamente si spinge molto oltre, il rapporto dice che di questi il 35% ha anche detto che entro l'anno, entro i prossimi mesi, avrebbe anche partecipato a un evento live dal vivo. E più se consideriamo anche la fanbase più estesa, quelli che giocano almeno, anzi non una sola volta, ma più volte a settimana, si arriva anche in Italia a raggiungere la cifra di 1 milione di giocatori. Quindi capite che è un fenomeno che è già arrivato, è già esiste. Però dicevo, va compreso fino in fondo. Tra l'altro, uno dei temi che è stato l'incipit del convegno di oggi, no? Quello del riconoscimento sportivo, che immagino, e ci mancherebbe altro, è quello che sta più a cuore alla WISP. Io dico, intanto qui vi do una notizia, cioè intanto che qui non credo si debba parlare di se un giorno dovesse essere riconosciuto, perché io vi dico, cioè, questo succederà, sta per succedere, è di dominio pubblico la notizia che, lo diceva prima Ivano, presidente del CIO, ha mostrato un'apertura dicendo perché no, ma è stata subito raccolta quell'apertura perché il presidente della federazione francese che ospita i prossimi giochi olimpici ha detto: io porterò gli sport elettronici, perché, come forse qualcuno sa, ogni Olimpiade la federazione che ospita può introdurre 5 discipline a livello sperimentale, quindi può scegliere 5 sport che non sono, diciamo, la gara ufficiale, ma sono più o meno dimostrativi. Ecco, e la Francia ha intenzione di fare questo, quindi siamo già a questo punto. Il CONI ha detto: iniziamo a studiare, c'è stata un'apertura anche del presidente Angelo Cito della federazione del Taekwondo, che ha detto: noi tessereremo a breve, appena possibile, i primi giocatori di videogame. Ovviamente lui lo farà per i videogame di lotta, visto che la sua federazione, il suo sport, la sua disciplina è la lotta, e partendo anche da un'osservazione secondo me condivisibile, cioè almeno spontanea, naturale, cioè diceva: tutti i miei atleti tra un allenamento e l'altro si sedevano sulla panca e si mettevano a giocare con i videogame. Allora da lì ho capito che è un mondo che non possiamo ignorare, non possiamo far finta che non esiste, e dobbiamo essere pronti, dobbiamo capirlo. Poi però è evidente che se parliamo di videogame subentrano, siccome stiamo parlando di videogame, subentrano quegli altri rischi che dicevamo, e soprattutto se dobbiamo parlare di riconoscimento come disciplina sportiva devono subentrare altri aspetti, quindi altri valori che sono quelli di ciclo dello sport. Allora, anzitutto l'abbiamo sentito dire anche da Marco Cristofori, tra i problemi c'è quello della dipendenza, c'è quello della sedentarietà, e poi mi è piaciuto molto il distinguo che infatti ho colto, no? Cioè, poi però quando parliamo di competizione qualcosa cambia, e infatti è un po', se vogliamo, anche la virtù degli sport elettronici, no? Nel senso che a me è capitato, siccome da giornalista ho seguito molto questa cosa, perché vi dico la verità, mi spaventava molto l'idea di considerare anche come sport, no, il videogame, cioè. Poi intervistando anche molti giocatori professionisti, quindi competitivi, mi hanno spiegato: guarda, il rischio di dipendenza c'è, come c'è in tante cose, perché c'è sì nell'azzardo, c'è nello shopping, c'è nel cibo, nell'alimentazione, eccetera. Però dice: è anche vero che io, che sono giocatore professionista, primo, da quando sono professionista gioco molto di meno, e gioco in maniera studiata, ragionata e organizzata. Prima giocavo anche 12 ore, oggi gioco 3 o 4 ore al giorno. In particolare sul giocatore Mattia Guarracino, poi il giocatore della Sampdoria Calcio, gioca a FIFA, quindi. E poi soprattutto ha detto, dice, poi c'è un altro aspetto che ha centrato secondo me perfettamente Marco Cristofori, il discorso della socialità, della socializzazione, perché è il rischio vero del videogame, quindi porta alla dipendenza, è quello dell'isolamento in casa, non esco più, quando faccio per competizione socializzo, perché vado, avete visto, addirittura in mezzo a migliaia, decine di migliaia di persone. E quindi questo è evidente che tutte queste cose vanno considerate insieme e nell'insieme, quindi è per questo importante parlarne oggi e iniziare a studiare.
È chiaro che mi era piaciuta molto una frase che non dimenticherò mai del presidente della federazione Taekwondo del CONI, Angelo Cito, che lui aveva detto: quello che bisogna fare oggi è sicuramente istituzionalizzare il mondo degli sport, altrimenti non possiamo, cioè dobbiamo trovargli un verso, no? E lui dice, ovviamente erano preoccupati al rischio di sedentarietà, e lui dice dobbiamo dare, se vogliamo veramente arrivare al riconoscimento, una dignità sportiva, e quindi creare dei veri atleti e capire come e se è possibile, come diceva, no? Quindi un cantiere aperto, diciamo, e per questo è bello parlarne. Tra l'altro, i rischi che subentrano sono molti altri. Primo, adesso non mi annoio con i numeri, ma parliamo di un fenomeno, come è evidente, immenso dal punto di vista del business, perché è un mercato vero, muove tanti soldi. È evidente anche che questi ragazzi sono anche, diciamo, vittime, tra virgolette, di un sistema ultracapitalistico sfrenato, e quindi altro aspetto da considerare, altro aspetto da considerare. E l'altro tema, soprattutto in ottica anche di eventuale riconoscimento sportivo, è la tutela del giocatore. Altra cosa non banale, perché qui parliamo di ragazzi, spesso giovani. È vero che tu qui coltivi il sogno, altro tema secondo me centrale, di diventare atleta e magari anche ricco con i tornei di videogiochi, ma è vero anche che magari chi gestisce un team ti può prendere, magari ti sfrutta e poi dice vabbè, non mi serve più perché non vince e ti abbandona. Allora anche qui bisogna arrivare a un tesseramento che tuteli comunque il giocatore, soprattutto se sono particolarmente giovani. È un altro aspetto sicuramente da centrare. L'altra cosa, e chiudo per un po' per bilanciare, è un aspetto che io ho scoperto e che ho particolarmente apprezzato, è una riflessione che mi hanno fatto fare i giocatori, cioè la grande virtù degli sport elettronici è quella della trasversalità e soprattutto della parità di genere, perché mi hanno fatto riflettere, è l'unica, se sarà una disciplina sportiva, sarà forse l'unica dove non ci sarà bisogno di una classifica maschile e femminile, perché possono giocare tranquillamente insieme, e soprattutto abili e disabili, cioè normodotati e diversamente abili. E questa, devo dire, è una caratteristica, secondo me, molto carina, almeno un elemento valido che vale la pena sottolineare e coltivare, soprattutto se si arriverà al riconoscimento. Però ripeto, è un fenomeno molto molto ampio e complesso, e dobbiamo studiarlo. Anzi, io credo che io dico, già mi sento vecchio quando parlo con questi ragazzi, e anzi sono convinto che però siamo noi a dover imparare da loro. Per questo ben venga parlarne, ben venga studiare il fenomeno, unire soprattutto diversi punti di vista come abbiamo fatto oggi. Grazie. Grazie ad Alessio Crisantemi, col quale abbiamo concluso il primo giro. Manca Vincenzo Manco, il presidente nazionale dell'UISP. Perché? Perché a questo punto un breve sipario nel quale possiamo anche un po' tirare il fiato, ragazzi. Complimenti a tutti quanti voi, ai nostri professori. Sappiamo che, pensate, questi ragazzi stanno facendo la ricreazione a turno. Non vogliono perdere un attimo di questo convegno. Stanno facendo la ricreazione a turno, perché era il momento di staccare, però è stato deciso così. Quindi davvero grazie, ragazzi. Allora, il convegno sta andando, mi pare, molto bene, ci sono molti temi, stiamo registrando tutto, quindi chi poi volesse riascoltare può farlo, vi diremo come. E vogliamo ringraziare Luciano Lappa, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Orvieto, perché per organizzare cose così complesse servono sempre tante persone. Il comandante Mauro Vinciotti dei Vigili Urbani di Orvieto e l'assessore Roberta Cotigni, comune di Orvieto, assessora alla sanità. Cristina Croce, vice sindaco e assessora allo sport del comune di Orvieto, è invece presente, quindi la avvertiamo e la ringraziamo, perché passiamo il microfono a Stefano Rumori, presidente UISP Umbria, perché a questo punto c'è un brevissimo sipario, però riguarda una cosa importante nello sport, che è il riconoscimento, la premiazione, la consegna di qualcosa. UISP ha inteso utilizzare questo contesto proprio per fare questa consegna. A te, Stefano Rumori.
parliamo comunque di sport, sport all'aria aperta, nelle piazze. Credo che la bicicletta è uno degli sport, poi sport, insomma, ci siamo andati tutti in bicicletta, nelle piazze, nei vicoli, ma anche, diciamo, in ambienti diversi. Allora, oggi abbiamo colto questa occasione di questo convegno, che c'è anche il nostro presidente nazionale, perché un nostro concittadino ha avuto un successo, diciamo, nella manifestazione di mountain bike, un campionato italiano che si è svolto recentemente, e quindi ci faceva piacere premiarlo in questa occasione. Quindi invito il presidente Vincenzo Manco, se si può avvicinare qui, l'assessore allo sport del Comune di Orvieto, Cristina Croce, il nostro responsabile regionale, Proietti Giancarlo, se può avvicinarsi, del ciclismo umbro, il vicepresidente Ciriani Gianfranco, che è il vicepresidente del Comitato Orvieto Medio Tevere, e adesso insieme premieremo Massimo Baldini, che è il campione italiano della mountain bike WISP italiana. Buongiorno a tutti. Diciamo, ecco, non riesco a nascondere la mia emozione, nonostante, diciamo, sia una persona un po' di imagé. Questo successo, diciamo, devo ringraziare soprattutto la mia famiglia, che mi ha sopportato e supportato nelle mie fughe, diciamo, sottratta la famiglia per dedicarmi a questa attività. Devo ringraziare, diciamo, gli amici del Mountain Bike Amiata, che hanno organizzato questo, diciamo, evento, e che ho avuto così la possibilità di prendere parte, diciamo, senza fare, diciamo, delle trasferte in alta Italia, che purtroppo, diciamo, sono molto stressanti, e sia dal punto di vista fisico che mentale. Che dire, in questo contesto credo che veramente l'attività del ciclismo sia molto legata, diciamo, anche, diciamo, all'attività dei giochi, del gioco all'aria aperta, ma anche, diciamo, oggi con la tecnologia utilizzando in questo sport, anche legata al mondo dei videogames. Pensiamo che oggi, diciamo, che una delle attività principali cui ha molto seguito, diciamo, in questo sport sono i trail. Che cos'è un trail? Il trail è chiamato un adventure unsupported. Cosa significa? Significa che premente c'è questo evento, c'è un percorso da fare che possono essere fino a 500 km, l'unico, viene fornita una traccia GPS, e tu con il tuo dispositivo GPS, senza alcun segnale, senza alcuna segnalazione durante il percorso, devi portare a termine questa impresa. Quindi anche questo, diciamo, che è collegato un po' a quello che si sta parlando oggi. Quindi, diciamo, skills, diciamo, che è una che si acquisiscono nell'attività fisica, diciamo, nell'attività del ciclismo, della mountain bike, ma anche nell'interpretare, diciamo, il dispositivo che ti supporta durante questa avventura. Io approfitto poi per ringraziare il Comitato Wisp d'Orvieto, il Presidente e tutti, diciamo, i funzionari, diciamo, della Wisp, per avermi dato questo riconoscimento, in particolare, diciamo, anche Stefano, di cui, diciamo, abbiamo un'amicizia da quando eravamo ragazzini, quindi cosa posso dire altro? Solo che ringraziarvi e ringraziare, diciamo, anche per aver sentito questo un po', questa persona, diciamo, un po' così a cena. Grazie a tutti. Siamo noi che ringraziamo te, un vero campione di sport e di modestia. Allora, per chiudere, Vincenzo Manco. In realtà non ti chiamiamo ad una chiusura, perché abbiamo detto adesso, ecco, un po' di interazione, un po' di domande, però ecco una chiusura di questo primo giro di considerazioni, 5 minuti anche al Presidente Nazionale della WISP. Allora,
cercherò di stare nei 5 minuti rubandovi pochissimo tempo, provando a tenere un po' anche l'attenzione tutti voi, visto il compito di tirare le fila in pratica di questo primo giro. E quindi cercherò di essere schematico, così provo appunto ad attrarre anche la vostra attenzione. Intanto mi verrebbe da dire, ascoltando tutti gli interlocutori, i ringraziamenti io li farò alla fine, i nostri invece interlocutori relatori li ringrazio adesso, perché mi verrebbe da dire che l'occasione che ci siamo dati è stata un'occasione interessante per tutti. La WISP ha fatto nei suoi 70 anni, deve continuare a far questo, e soprattutto produrre cultura, produrre consapevolezza, produrre conoscenza, produrre responsabilità, non soltanto sul tema specifico che stiamo trattando dei videogames, degli sport e quant'altro, ma su quello che è il rapporto tra il proprio corpo e il gioco, la pratica sportiva, l'attività motoria. Perché l'obiettivo finale per la WISP è il terreno squisito del benessere. Noi abbiamo come primo obiettivo il benessere della persona, a qualunque età e a qualunque, diciamo, condizione la dovesse svolgere. Questo è l'elemento. Quindi, per schemi, vi dicevo, punto primo, io credo che il centro di questo, è stato anche richiamato prima, di questa mattinata stia nell'intervento che ha fatto Giuseppe Germani, il sindaco di Orvieto, che ringrazio chiaramente per la disponibilità non solo di questa sala, ma per aver collaborato e essersi impegnato, così come tutta l'amministrazione e il vice sindaco. Il tema è fin dove possiamo spingerci, e quindi come l'elemento della responsabilità e della consapevolezza, soprattutto non tanto dei ragazzi, ho visto dei dati sull'età media, 37 anni, ci sono una buona percentuale di 50 anni, mio fratello ha 58 anni, è lì che gioca, diciamo, io no, sono scarsissimo da questo punto di vista, ma non criminalizzo, perché sarebbe assolutamente sbagliato poterlo fare. Due, se per noi è benessere, qualunque attività che la WISP offre all'opportunità, diciamo, di pratica delle persone, è evidente che incrocia necessariamente gli elementi, come dire, dell'OMS, di se è benessere salute, se è benessere stile di vita, se è benessere sono comportamenti individuali che riguardano sicuramente ognuno di noi, e quindi la necessità di richiamare anche fortemente, come ha fatto Raffaella Chiodo prima, per l'esperienza diretta che stiamo vivendo nell'indicare anche le linee guida di quello che è il piano d'azione globale dell'OMS, calato fino alla realtà locale dell'ASL e quindi di quel tipo di testimonianza, e quindi mettere, diciamo, in sinergia e in rapporto questo, come dire, anche confronto, a volte anche conflitto che genera, come dire, no? Come si diceva prima, appunto, necessità di conoscenza per poter dare a voi l'opportunità di scegliere. Ivano diceva il libero arbitrio, quindi ognuno di noi sceglie, nessuno ha pretesa di avere la verità in tasca. Terza questione è ciò che la WISP fa nel rapporto con il gioco in genere. Il gioco tradizionale, la cultura del gioco, la socialità, la creatività, lo sviluppo del territorio e quindi soprattutto l'elemento di quello che poi diventa anche competenza, di quello che diventa anche esperti che poi intervengono, voglio dire, anche nel merito di tutto questo. Di ciò che per il gioco è l'educazione e quindi il rapporto con la scuola. Ringrazio anch'io tantissimo voi ragazzi per essere qua, i prof e tutta l'istituzione scolastica che ha permesso, diciamo, di essere qui fortemente numerosi. Quindi la WISP offre una riflessione, non una criminalizzazione rispetto a questo, in occasione chiaramente di questo annuncio che c'è stato. Sono perfettamente convinto, come si diceva prima, che il CIO porterà a casa definitivamente in modo ufficiale questo. Purtroppo, lo dico come presidente nazionale della WISP, gli elementi, ecco, che portano a quel tipo di scelta quando si tratta del Comitato Olimpico Internazionale, non solo sugli sport, ma anche su altre scelte che si fanno, cioè il Comitato Olimpico Nazionale
che fa fatica a riconoscere il parkour dentro, no, le attività sportive, tra un po' il CIO lo riconosce, pertanto anche quello lì, eccetera, quindi noi parleremo di parkour, finalmente arrivato, è riconosciuto, avrà le defiscalizzazioni, avrà gli aiuti, eccetera, eccetera. Quindi sulla base di che cosa? Sulla base del fenomeno di massa che intercetta capitale, intercetta business, intercetta questo. Noi siamo qui per fare elementi di riflessione anche sul terreno più culturale, perché questo è il nostro mestiere e questo è quello che vogliamo fare. Quarto tema. A me piace immaginare, così come diciamo molto spesso accade per, forse per i giochi più tradizionali, si è parlato di piazze, si è parlato di palestre a cielo aperto, si è parlato anche di strade, beh, provare ad immaginare anche in termini di prospettiva, al di là dell'ufficializzazione del CIO, di come queste realtà possono diventare appunto forme di socialità, mi verrebbe da dire anche di occupazione delle piazze, e quell'occupazione delle piazze diventa elemento di socialità, quindi non soltanto i palazzetti dello sport che abbiamo visto, per quanto, come dire, no, assolutamente legittimi che ci siano, ma elemento quindi di socialità, anche di sviluppo del territorio, di incontro e quindi anche di convegni avanzati e di riflessioni avanzate. Su questo, sempre per guardare molto di più ai ragazzi e dare strumento anche a tutti coloro che giocano. Chiudo dicendo, rispetto a tutto questo, evidentemente è evidente che la WISP fa una scelta e non fa una scelta appunto sulla criminalizzazione o meno, fa una scelta dicendo noi abbiamo nella nostra storia un DNA che dice consapevolezza del gioco, no al doping, no all'azzardo, no alle scommesse che spingono, diciamo, e che creano anche poi tra l'altro come effetti sul terreno della salute anche provvedimenti successivi. Noi invece diciamo che il centro della nostra offerta sportiva, il centro della nostra offerta che riguarda il gioco, è legata a migliorare la qualità della vita delle comunità, guardo la vice sindaco non a caso, delle comunità, delle città, perché migliorando questo, se lo si fa attraverso gli sport anche meglio, se lo si fa attraverso anche altre forme è assolutamente meglio, quindi nessuna criminalizzazione, ma l'obiettivo della WISP è questo, noi abbiamo scelto questa parte della pratica sportiva, questa parte del gioco, questo elemento che produce cultura, che produce legami sociali, che produce coesione sociale, che è il rapporto con le istituzioni e con le reti sociali delle comunità. Ritorno invece in questo caso e chiudo a ringraziare, anch'io l'ho lasciato per ultimo perché il Presidente Nazionale della WISP è facile che ringrazi il proprio comitato, assolutamente Federica Bartolini e tutte le ragazze, i ragazzi, i dirigenti, i volontari che hanno dato vita e che continueranno a dar vita anche nelle prossime ore a questo Festival del Gioco, a tutto lo staff nazionale che ha collaborato su questo, a Raffaella Chiodo che è qui, a Ivano Maiorella, a tutto lo staff nazionale, a Stefano Rumori, chiaramente a tutto la WISP regionale, ribadisco ancora, ai nostri relatori, grazie davvero. A tutti che erano qua, alle scuole, grazie a voi assolutamente ragazzi, grazie all'amministrazione comunale, alle istituzioni, alle autorità anche militari che ho visto anche essere presenti e tutte le autorità anche civili che hanno permesso, credo, questo importante incontro per poter guardare avanti, guardare un futuro anche attraverso il gioco, attraverso la pratica sportiva per tutti noi. Grazie davvero ancora. Allora ragazzi, abbiamo ancora qualche minuto, questo è il momento così un po' che è utile anche alle persone che hanno parlato fino a questo momento. Quello che abbiamo detto, come è arrivato, come può cambiare la vostra vita, se la può cambiare, se avete dei messaggi o delle considerazioni o delle esperienze mandatemele col messaggino. Se no, ecco, chiedo anche ai vostri insegnanti se c'è qualcuno. Io so che Vesir voleva fare una domanda. È presente Vesir? Non so se c'è. O uno di quelli che fa ricreazione a turno. Ecco, vorrei, magari chiedo ad alcuni di voi, così se avete un'esperienza da portare. Ad esempio, chi di voi è il più quello che dedica più tempo ai videogiochi, cioè diciamo diremo un maniaco dei videogiochi, ce n'è qui qualcuno che può, ecco, vieni un secondo qui, dai, senza problemi, tanto come hai visto anche
anche il nostro Domenico prima ha avuto un piccolo impaccio, ma fa parte del gioco. Vieni, vieni qui vicino a me. Grazie. Come ti chiami? Allora Leonardo, parlaci un po' della tua esperienza e ho chiesto appunto uno che fosse di quelli che insomma ci stanno sui videogiochi. Ecco, perché ti piace il videogioco e le soddisfazioni che provi? Prego, se riesci, rimaniamo insieme qui, dai. Non riesci. Allora, quante ore giochi ogni giorno, Leonardo? 4 ore al giorno. Riesci a conciliare queste 4 ore ad esempio con lo studio o con le altre attività? Poco. Riesci a conciliare questa attività ad esempio con un'attività sportiva fisica? No. Non ci riesci. Nonostante questo però il gioco, il videogioco ti piace. Ecco, da quello che hai sentito da questi signori qui, riflettendo un po', non rischia di diventare un po' una dipendenza le tue 4 ore, cioè qualcosa dalla quale non riesci a liberarti, oppure alla fine di queste 4 ore sei proprio soddisfatto? Guarda, se ti avvicini un po' non c'è bisogno che io traduca come se parlassi in un'altra lingua, però guarda, anche questo è un modo, Leonardo, per provare un po' a superare alcuni muri. Non c'è niente di cui vergognarsi. Il signore lì prima ti ha detto che lui prima giocava e conosce una persona che giocava 12 ore al giorno, tu in fondo solo 4 ore. Cioè aiutaci un po' anche, cioè ti fa piacere ad esempio divulgare questo tuo piacere per il gioco elettronico o te ne vergogni un po'? Ti fa piacere. Ti fa piacere. Ecco, questa è l'occasione giusta. Ad esempio, pensi che tuo giocare ti aiuti ad acquistare delle competenze, come hanno detto prima questi? Sì, penso di sì. Quali competenze? La strategia. Basta, la strategia basta di dire. Questa strategia della quale ci parli, che è importante nel gioco, ti è utile nella tua vita quotidiana, nello studio, nei rapporti con i ragazzi e con le ragazze, o rimane lì? Rimane sempre lì questa strategia, quindi è utile soltanto magari quando giochi con qualcuno un po' come te. Ecco, poi ti lascio andare, Leonardo, intanto grazie perché vedo che hai vinto una sconfitta. Facciamo un applauso, Leonardo. Hai vinto una scommessa con te stesso e ci hai dimostrato che essere un gamer, si dice così Leonardo? Ecco, essere un gamer non significa essere un isolato. Tu sei venuto qui, ci stai mettendo a disposizione la tua esperienza, quindi grazie in partenza. Ecco, ti volevo chiedere, e poi ti lascio andare, il futuro, come te l'immagini? Diciamo, queste 4 ore diventeranno 8, andando avanti e poi 12 e poi magari diventerai un professionista come si chiede a chi gioca a calcio, oppure magari tenderanno a convivere sempre di più con altre attività perché poi diventerai grande, studierai, lavorerai e così via. Come l'immagini il futuro? Io? Certo. Professionista. Di che cosa? Professionista. Cioè tu vuoi diventare un professionista di giochi. Ok. Grazie Leonardo, in bocca al lupo. Grazie. Leonardo Fanclet. Adesso chiedo invece tutto il contrario. Tutto il contrario. Qualcuno o qualcuna di voi che ce l'ha con i videogiochi. Perché? Perché fa un'altra cosa, gli piace fare un'altra cosa, perché pensa che siano negativi per qualche ragione. Qui abbiamo sentito questi signori che alcuni hanno detto cose pro, alcuni contro, però mi pare che la via mediana, quella della consapevolezza, poi prevalga. Io vedo lì delle mani che indirizzano verso, come ti chiami? Dai, vieni qui, come ha fatto Leonardo. Dai, abbiamo qualche secondo ancora, è davvero prezioso questo tempo, questa attenzione che ci state dedicando, voi ragazzi e noi adulti. Chi interviene?
La professoressa ha messo in palio un 10 in latino, mi ha detto prima. Guardate, è tosta 10 in latino, Approfittate. Dai, qui, vedo un casco biondo che si... Ma per caso funziona il microfono a gelato, perché sennò possiamo fare il contrario. Flavio, non so chi, Simone... Funziona. Sì, funziona. Ok, allora lo recuperiamo. Allora, ce l'avete già, utilizzatelo, dai. Rimanendo lì, proviamoci. Perché, dai... Ragazzi, uno. Oh, Leonardo ha vinto, Cioè, la squadra di chi ama i videogiochi ha proprio surclassato gli altri, altro che socialità, qui ci ha dimostrato... Ok, nome. Ciao, mi chiamo Mezzia. Volevo domandare come si può la dipendenza... nell'ambito dei videogames. Volevo dire come si può uscire dalla dipendenza dei videogiochi. Come si può uscire? Diceva come si può uscire dalla dipendenza dai videogiochi. Sì, abbiamo capito. Vai, da zio. A modo tuo, va bene pure il romano stretto, che vedo che te sei... un esperto. Vai, zio, come si può uscire? Era una domanda quella che facevi. Era una domanda, Vasile. Ah, ok, perfetto. Altre domande? Ok. Facciamocele bastare, intanto se c'è qualche altra domanda o considerazione, vedo tutti indici che indicano gli altri, ma voi che... bene, nome? Volevo chiedere se in qualche modo lo Stato ha interessi nel fatto che la popolazione sia succube della tecnologia e... Volevo sapere se lo Stato in qualche modo interessi nel fatto che la popolazione sia succube della tecnologia. Ok, che deve fare lo Stato affinché le persone non siano succubi della tecnologia? Bene, altro tema, grazie, molto, molto utile e importante. Una mano alzata. Per colpa dei videogiochi però molti amici miei non vengono più a giocare all'aperto, al campetto con me perché vogliono restare a casa a giocare ai videogiochi. Questa però è una cosa negativa, o no? È una cosa negativa o no? Adesso ci diranno i nostri esperti. Raccogliamo un po' altre considerazioni e altre domande. Dai ragazzi, andiamo bene, Ci sono altre considerazioni? Mani alzate? Ok, allora ci abbiamo. Abbiamo 10 minuti per chiudere. Mi pare che i temi grosso modo siano tre. Uno legato alle tecnologie, che in qualche modo si aggancia al tema delle dipendenze. L'altro legato al fatto che dedicarsi troppo alle console distoglie dal fatto di andare con gli amici al campetto. E poi, Vasir, una domanda diretta, come si esce, diciamo così, da un'eventuale dipendenza? Ecco, mi sembra che queste siano un po' le domande. Io chiedo a tutti quanti una breve riflessione.
flessione, come diceva Vincenzo Marco prima, però deve essere molto breve, quindi voi siete sei, siete rimasti in sei, ecco, se stiamo sul minuto e mezzo a testa, a mezzogiorno e 30 chiudiamo. Cominciamo da Alan, così seguiamo un ordine preciso. Dunque, è un male se per giocare alle console non si esce con gli amici? Sì, fine, semplice. Cioè, il punto è rifiutare la socialità di per sé è un male. Bisogna vedere, bisognerebbe fare il bilanciamento globale, no, delle cose, quindi mettere a fattore il fatto che da una parte sto rinunciando a uscire con una persona con quello che guadagno dall'altra. Non è, in realtà non è semplice, non è affatto semplice pesare la questione. Adesso, senza entrare nello specifico dei tuoi amici, ma magari lo trovano antipatico, voglio dire. Banalmente, cioè, ci sono talmente tante variabili che non è facile dire è un bene o un male. È chiaro che se questa situazione si ripete costantemente, allora il rifiuto della socialità, il rifiuto di uscire e andare a trovarsi con gli amici, questo certo genera isolamento sociale e non va bene per forza. La seconda questione era scaduto il minuto e mezzo, poi nel frattempo ci rifletti e magari rientri. Mi ero dimenticato Leonardo. Domenico, tu sei un gamer, abbiamo ascoltato l'esperienza di Leonardo, le 4 ore al giorno. Sì, le 4 ore al giorno sono esagerate, perché come ricollegando anche al discorso, alla domanda che è stata fatta perché questa persona preferisce giocare alla play magari al posto di venire a giocare con me al campetto. Tu hai mai provato magari a spronarlo, a dirgli ma spegni quella roba lì, perché comunque per quanto io possa essere pro a questa situazione non è giusto. Magari prova a prenderlo realmente questo tuo amico e dirgli ascoltami, tu passi davvero troppe ore attaccato a quella magari al gioco che preferisci, lo faccio anch'io, ma prova a cambiare un po' di aria, perché diventa anche più divertente dopo. Fare troppo una cosa, ripeterla per troppo tempo, stufa, diventa stucchevole, rimane una cosa che non ti lascia delle belle sensazioni e dei bei ricordi. Quindi io il consiglio che ti posso dare, perché è un consiglio questo, non è nient'altro, è prendilo e digli ascolta, spegni, o fallo direttamente tu, spegni, dici vieni con me, andiamo a giocare a calcetto, andiamo a giocare a basket, facciamo qualcosa di diverso, un frisbee, qualsiasi cosa che possa interessarvi. Grazie Domenico. Giorgio Gandolfi, Giorgio Gandolfi. Allora, ci sono alcune cose che secondo me sono un po' in relazione, nel senso, secondo me il discorso del uscire o stare dentro casa, si parlava in preparazione a questo convegno di una dieta bilanciata, no? Cioè, se abbiamo parlato di salute, parlo di alimentazione, ma tendenzialmente ci alimentiamo anche del tempo che passiamo sulle varie cose. Quindi mi viene da dire, se ne passo 4 davanti a un videogioco, ne devo passare anche 4 in un campetto, 4 sullo studio. Se non ci stiamo perché abbiamo finito la giornata, riduciamo e distribuiamo. Ok, questo a grandi linee. Probabilmente è più equilibrata come cosa. Dall'altra parte, rispondo brevissimamente, ci sono ormai delle strutture, noi collaboriamo anche col SERT di Modena, che ha allestito un percorso per combattere le ludopatie, quindi non le azzardopatie solo, quelle relativamente all'azzardo, ma anche quelle alla ludopatia che è quello di, banalmente, di chi è affetto da dipendenza da gioco, ok? E quindi lì ci sono dei percorsi specifici e c'è chi forse risponderà meglio di me. La vera domanda è come fare a non diventare dipendente, ok? L'equilibrio di prima forse è già una risposta. Allora, Giorgio, torniamo un attimo da Alan, perché nel frattempo in 20 secondi quello che volevi dire prima. Ti
stavo interrompendo perché volevo chiederti che non avevo capito la domanda sulla tecnologia. La domanda sulla tecnologia, se non ricordo male, era che cosa può fare lo Stato per... No, allora se ce la ripeti. Ok. No, sulla tecnologia c'è un fattore che è sociale, che la tecnologia sta impattando, è dilagante nella società, quindi è una condizione da cui non possiamo prescindere, appunto. Dobbiamo accettare che il mondo sarà sempre più tecnologico e adeguarci a questo stato, no? a questo stato delle cose. Una volta io ho degli amici che non accettavano il GPS, il navigatore, perché dicevano, ma io no, preferisco usare la mente per... Adesso hanno il GPS e dicono, posso usare la mente per altro, non è che sono peggiore per questo. Quindi è una questione di adeguamento, no, alla società. I videogiochi con la tecnologia vanno un po' di pari passo, però sono comunque due temi che non sono esattamente la stessa cosa. Tutto qui. Grazie Alan. Proseguiamo in giro. E Alessio Crisantemi, direttore rivista Gioco News. Sì, io rispetto agli amici del ragazzo che non vanno al campetto, allora non entrerei tanto nello specifico, anche perché poi bisognerebbe capire, no, il contesto, quello che fa, se gioca da solo, eccetera. Però in generale io credo che, come non mi sentirei mai di criminalizzare chi gioca con un videogioco così, in maniera a sé stante, così mi sento di affermare con certezza che l'attività all'aria aperta e lo sport sono sicuramente insostituibili con nulla, e quindi privarsi di quello non può essere un bene. Poi, come hanno detto giustamente chi mi ha preceduto, conciliare le cose e trovare il giusto equilibrio, come in tutte le attività, è sicuramente la chiave vincente. Rispetto a approfitto dell'interesse dello Stato sul renderci succubi della tecnologia, ecco, io credo che sia una questione più che altro sovranazionale, nel senso che lo Stato, in particolare proprio quello italiano, lo vedo abbastanza distante da tutti questi temi, anche a livello di interesse. Semmai, ma sarebbe un discorso molto più ampio, dovremmo parlare di quel parastato che si è costituito oggi, che è costituito magari dalle multinazionali che ormai governano, indirizzano molti nostri abitudini, usi e consumi, insomma, però sarebbe un discorso molto più ampio. Grazie, procediamo benissimo. A me mi hanno detto di chiudere alle 12:30, quindi ci siamo. Grazie della collaborazione a tutti. Marco Cristofari, il cui intervento è stato ripreso un po' da tutti. Eh sì, va bene. E allora, innanzitutto volevo tranquillizzare il ragazzo che con 4 ore per diventare dipendente ce ne vuole. Magari si diventa sinelli a scuola e un po' obesi, e questo è un danno comunque. Diventare dipendente devono scattare alcuni meccanismi a livello cerebrale, quindi quello è un disordine veramente che per fortuna non è così diffuso, anche se non è lontano dal disordine del gioco d'azzardo. Allora, i percorsi terapeutici in alcune ASL sono stati aperti. È bene non arrivare alla dipendenza. Scusate ragazzi, proprio un minuto e mezzo e finiamo. È dipendente sempre. Ce la fate, un minuto e mezzo e finiamo, ve lo promettiamo. È una promessa vera. C'hanno il pullman. Può darsi a questi ragazzi. Comunque, dalla dipendenza... Cioè, il discorso non deve essere quello: divento dipendente tanto esco. Divento dipendente, difficilmente si esce dalle dipendenze, da qualsiasi dipendenza, quale quella l'alcol, la dipendenza dalle droghe. Cioè, si diventa fragili per tutta la vita rispetto a quella cosa. Quindi cerchiamo di prevenirla. Quindi andiamo al campetto, usciamo con gli amici, facciamo quello che fanno gli adolescenti abitualmente. Insomma, io non... Poi se il ragazzo si chiude in casa, anche i genitori e chi sta vicino a questi ragazzi, i primi segnali dovrebbe notarli, e probabilmente prima di arrivare a essere dipendenti da videogioco. Grazie per la brevità. E cominciamo e finiamo da dove abbiamo cominciato. Raffaella Chiodo, progetto Active Voice. Sì, anche io partirei dal fatto che qui non credo che siamo per giudicare o per essere fare gli psichiatri, no? Come si diceva in un commento poco fa,
ognuno di noi è qui, anche perché facciamo un altro mestiere, per provare ad affrontare la questione che abbiamo messo al centro oggi a partire da visuali diverse. Io dicevo all'inizio, questo progetto ha l'intenzione di promuovere occasioni di incontro. Per me, ad esempio, sentire oggi gli oratori che erano seduti qui stamattina è stato molto importante, perché sentire proprio voci, approcci diversi è importante per farsi un quadro, un'idea, che non è che ho una risposta naturalmente per le cose, perché poi ognuno di noi la elabora. Quello che so di certo è che c'è l'OMS che ci dice delle cose molto chiare su un aspetto che è quello che interessa me, interessa il progetto, e cioè la ricaduta sulla sedentarietà, cioè sul fatto che c'è di fatto un contributo a questo fenomeno che è causa del male, sicuramente causa del malessere, non benessere fisico e sociale delle persone, che deriva da questo tipo di fenomeno che è anche il videogioco. Quindi affrontare questo problema significa non però criminalizzarlo, assolutamente. Cioè, io sono piena di amici, nipoti, persone che giocano ma proprio in maniera appassionatissima a videogiochi, ma fanno 4 ore di allenamenti al giorno, fanno attività fisica, quindi non è necessariamente una cosa in contrapposizione. Il problema è appunto quando diventa, adesso è anche il dottore che mi sta facendo perdere qua la concentrazione, già non basta la sala. Il problema è quando tutto questo diventa alienazione, diventa, non so come definirlo, una degenerazione della cosa stessa. No? Si diceva prima, una sigaretta, fumare, uno ha voglia di dire che fa male, c'è pure scritto ti uccide, tutto il resto, ma lo stesso la gente fuma, non è che smette di fumare per questo. No? Quindi il problema è come tutto questo riesce a essere combattuto nel modo più efficace possibile. Come riusciamo a rispondere a un problema che è serio, cioè la sedentarietà, l'isolamento, quindi non solo fisico ma anche sociale, utilizzando invece in positivo anche i giochi, anche i videogiochi. Io diceva l'esempio concreto prima, ma io parlo di mio nipote, faccio questo esempio e chiudo. Fa violino, suona violino, insomma, all'Accademia, sta in Finlandia, suona 4 ore minimo al giorno, anche di più, dopodiché gioca, impara le strategie, cioè ne sa più lui di strategie in campo, forse dei giocatori stessi che giocano in Champions League, ma questo non gli impedisce di andare a giocare al campetto, e non gli impedisce, ma perché evidentemente comunque, diciamo, la sua sanità mentale ce l'ha e riesce a trovare un equilibrio in tutte queste cose. Ma non è detto che l'equilibrio lo trovino tutte le persone, ed è purtroppo facile, sicuramente molto facile cadere invece nell'autoisolamento e nella sedentarietà. Quindi questo è il nostro problema, e dobbiamo assolutamente fare ognuno di noi nel proprio ambito, nel proprio settore, quello che possiamo fare per combatterlo. Grazie Raffaella Chiodo, grazie anche a questa classe eroica che è rimasta ancora con noi. Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP, Stefano Comori, presidente WISP Umbria, indirizzate a distanza in maniera digitale, un saluto e un ringraziamento a tutti. Buon Festival Nazionale dei Giochi e delle Tradizioni.